Lunedì sera approvato all'unanimità in Consiglio Comunale l'atto di indirizzo con cui si chiedono interventi al campo sportivo di San Giovanni Montebello a Giarre. La proponente Antonella Santonoceto mostra soddisfazione soprattutto per il passaggio politico maturato che vede tutte le forze consiliari concorde sulla necessità di sistemare gli impianti sportivi che languono tutti in situazioni strutturali complicate. Sono veramente contenta, è un grande risultato che portiamo a casa, che porta a casa la Giarre democratica, la Giarre del confronto, la Giarre dell'opposizione sì, ma un'opposizione ragionata, un'opposizione costruttiva, perché i giarresi hanno di fatto un'anima sportiva molto forte e questa va protetta, perché nello sport è vero che c'è l'agonismo, ma ci sono anche le regole. Quindi questa diciamo è la mia intuizione, quella che mi ha guidato nell'approcciarmi, nell'interessarmi a questa problematica che è molto, molto sentita dai ragazzini più piccoli alla gente più anziana. Quindi lo sport è un luogo comune che ci mette d'accordo tutti e questa sera è stato veramente un bel risultato. Aver avuto approvato questo atto di indirizzo all'unanimità mi rende veramente fiera perché veramente questo è l'intento con cui io faccio politica. La sua richiesta per il campo di San Giovanni all'assessore Mangano nello specifico qual è? La mia richiesta non è intanto, diciamo, è all'amministrazione tutta, al sindaco in prima persona, all'assessore Mangano perché è delegato, ma affinché loro aderiscano a questo bando di concorso regionale, i tempi sono molto stretti, è una forbice molto stretta che va dal 5 di ottobre al 5 di novembre, il 5 di novembre scadranno i termini, quindi l'ufficio tecnico dovrà adeguarsi di un progetto di massima per poter aderire al bando. La cosa importante è stato poter reperire questo bando perché è un bando che può essere, a cui possono aderire anche i comuni che sono sotto l'occhio vigile della Corte dei Conti, cioè come il nostro che è in una fase di predissesto e questo lo sappiamo tutti. Quindi le nostre strutture sportive sono carenti da tanto tempo, languono e anche se vengono fatti degli interventi di minima, non saranno mai interventi che li possono rendere fruibili al 100%. Tappare buchi non ha senso, ma accedere a questi grossi finanziamenti regionali penso che sia un'opportunità che comunque non vada sprecata.